nascita del sistema di riferibilità può essere fatta risalire al 1775 con la Convenzione del Metro, quando 17 paesi decisero di accordarsi per la produzione e disseminazione di comuni campioni di misura riferibili a standard internazionali. Poi con il tempo gli istituti di ricerca metrologica sono cresciuti e finalmente con la legge 273 del 91 si ha la strutturazione di un sistema di riferibilità metrologica di livello nazionale, composto dagli istituti metrologici primari e dai laboratori di taratura. Oggi i laboratori di taratura sono accreditati da Accredia, che rende pubblica la tabella di accreditamento con la best capability measurement di ciascun laboratorio, che attesta la capacità di certificare campioni. Perciò quando è necessario un campione di misura, la prima attività da fare è consultare la tabella di accreditamento di un laboratorio. Certificato di accreditamento attesta il valore di un campione e l'incertezza con cui è stato tarato e certificato. Quindi una delle cose fondamentali da richiedere per un organismo che effettua la verificazione periodica è il certificato di taratura dei campioni utilizzati nella verificazione periodica, i quali devono rispettare i requisiti stabiliti nel decreto 75 del 2012.